Notizie di Prato TG, a tutti buonasera. Litiga con la fidanzata in via Filzi, massacrato di botte da una decina di cinesi. Quattro sono finiti in manette. Vi raccontiamo che cosa è successo. In 10 contro 1 per difendere il territorio, il loro territorio. È questa, secondo gli investigatori, la motivazione che la notte scorsa ha portato al pestaggio di un 32enne italiano residente in Germania. Ad aggredirlo almeno 10 cittadini cinesi, 4 dei quali sono stati arrestati dalla polizia intervenuta con 3 equipaggi delle volanti all'angolo tra via Filzi e via Marini. L'uomo è stato brutalmente picchiato. In ospedale i medici gli hanno riscontrato ferite giudicate guaribili in 21 giorni. Secondo quanto ricostruito dalla questura, l'uomo stava litigando con la fidanzata. L'episodio sarebbe stato interpretato dal gruppo di cinesi come un'aggressione alla donna. Da lì la decisione di punire il 32enne, che ha cercato di difendersi dicendo di non star facendo una rapina ma solo litigando con la donna, e anche lei ha confermato questa versione. Ma i cinesi non hanno sentito ragioni e non si sono fermati, ribadendo che quella zona è territorio loro e che persone di etnia diversa non possono permettersi di starci, tanto più di tenere atteggiamenti equivoci. I 4 arrestati dovranno rispondere di lesioni colpose aggravate dai motivi razziali. Lavori di asfaltatura nella zona dei Gigli, traffico praticamente paralizzato, la parte est di Prato praticamente paralizzata, andata in tilt. Sentite Leonora Barbieri. È stato un lunedì nero per gli automobilisti pratesi. Già dalle prime ore del mattino lunghe code si sono formate lungo il viale Leonardo da Vinci in direzione Firenze a causa di alcuni lavori stradali effettuati dal comune di Campi Bisenzio lungo la Perfetti Ricasoli tra il Ponte Lama e il centro commerciale I Gigli. Tra le 8 e le 9 la fila è arrivata fino a oltre il soccorso. Disagi e rallentamenti anche lungo gli altri assi stradali della zona come viale Marconi e viale della Repubblica. La città ha rischiato la paralisi e quel che è peggio è che nessuno in città era stato informato per tempo dell'apertura del cantiere. Da Campi Bisenzio non è arrivata alcuna comunicazione in merito. Il comune di Prato ha preso la notizia dagli automobilisti inferociti rimasti intrappolati nel traffico per molto tempo. L'assessore alla mobilità Filippo Alessi non nasconde l'irritazione. Tra l'altro non è la prima volta che Campi dimentica di comunicare ai propri vicini l'apertura di cantieri stradali ai confini del territorio. Non sono fra lo stupito, l'imbarazzato, non so neanche perché chiaramente bastava un minimo d'avvertimento, cioè mi stupisce che gli uffici di la mobilità di Campi Bisenzio o la Polizia Municipale di Campi Bisenzio non pensi che dei lavori sulla Perfetti Ricasoli possano avere delle conseguenze sul Comune di Prato. Loro sono liberissimi di farli quando li vogliono, basterebbe soltanto un giorno prima, due giorni meglio sarebbe la settimana prima, ma almeno il giorno prima, e ci vengano detti. Noi le contromisure le abbiamo potute prendere soltanto a cura effettivamente già ampiamente compromessa. L'assessore Alessi, vista la situazione, ha deciso di sospendere i lavori in corso in via Firenze e di far rimuovere il semaforo con senso unico alternato per dare agli automobilisti un'alternativa valida per raggiungere la piana fiorentina in tempi ragionevoli. Il cantiere dovrebbe riaprire domani. Il comune di Campi infatti ha assicurato che l'intervento di riasfaltatura della Perfetti Ricasoli è terminato nella giornata di oggi. Domani tutto dovrebbe tornare alla normalità. Il condizionale è d'obbligo. Sperimentazione del taser in dotazione alla polizia e avanzamento della fascia di appartenenza per la questura pratese, quanto chiedono i deputati forzisti Giorgio Silli ed Erika Mazzetti in una interrogazione rivolta al ministro dell'Interno Matteo Salvini. I due parlamentari citano i dati crescenti sulla criminalità in città e fanno riferimento all'attività svolta con abnegazione dalle forze dell'ordine per sollecitare i due interventi. Il titolare del Viminale o un suo sottosegretario dovranno a questo punto riferire alla Commissione Interni, Sicurezza e Immigrazione della Camera dei Deputati, di cui Silli è componente. Ginecologi arrestati, settimana cruciale per l'inchiesta della Procura di Prato su peculato e truffa ai danni dello Stato. Non ci sono sabati e non ci sono domeniche. La procura non frena sull'inchiesta che una settimana fa ha portato all'arresto di 4 ginecologi del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Prato, accusati di peculato e truffa ai danni dello Stato, perché dietro compenso e durante l'orario di lavoro avrebbero visitato pazienti cinesi. Con loro agli arresti domiciliari sono finiti anche 3 orientali che per qualche decina di euro avrebbero fatto da intermediari fra i medici e le connazionali, saltando la
l'altra fila delle prenotazioni al CUP. Dopo i primi interrogatori ne sono in programma altri. Per mercoledì prossimo i sostituti Lorenzo Gestri e Lorenzo Buscagli hanno convocato la ginecologa Elena Busi, finita gli arresti e sospesa dalla ASL, insieme ai colleghi Simone Olivieri, Ciro Comparetto e Massimo Martorelli. Ai quattro la procura contesta visite complessivamente a una sessantina di pazienti fuori dal normale circuito delle prenotazioni al CUP nei 5-6 mesi di indagine. Ogni paziente avrebbe consegnato tra 100 e 150 euro all'intermediario che, è la tesi dell'accusa, pagava il medico dopo aver trattenuto qualcosa per sé. Le visite, come hanno ricostruito i pedinamenti, le intercettazioni e le riprese video dei carabinieri, venivano fatte all'ospedale Santo Stefano, dove i ginecologi si servivano dell'area fast track oppure nella stanza 103 al centro Giovannini. Oltre agli indagati, l'agenda dei pubblici ministeri comprende anche i nomi di chi sarà sentito in qualità di persona informata sui fatti, persone cioè che potrebbero raccontare circostanze utili a cristallizzare o sviluppare l'indagine che la procura ha affidato ai carabinieri. A riferire come testimone sarà chiamato anche il primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Santo Stefano, Giansenio Spinelli. Si preannuncia una settimana decisiva, quella appena cominciata, anche per gli sviluppi che l'inchiesta potrebbe riservare e che anzi sarebbero attesi. L'interrogatorio di un medico messo agli arresti domiciliari che ha fatto tappa in procura nei giorni scorsi sarebbe stato ritenuto particolarmente importante dagli investigatori. In più sarebbero state dichiarazioni ammissive, quelle rilasciate da due cinesi arrestati. Per loro si va verso l'alleggerimento della misura cautelare. La procura ha infatti espresso parere positivo alla revoca dell'arresto e all'applicazione dell'obbligo di firma. L'inchiesta sul giro di visite clandestine conta altri indagati, quattro cinesi per i quali il giudice per le indagini preliminari ha disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e altri due che sono a piede libero. Risultano inoltre coinvolti, ma i loro nomi non sono nell'ordinanza di applicazione di misura cautelare, anche due ginecologi, un'ostetrica, un chirurgo e un altro medico, tutti dell'ospedale di Prato. Viaggiava con in auto un machete mentre a casa aveva, oltre a sostanza stupefacente, numerose cartucce e bossoli, oltre ad un'arma da taglio e una bandiera con svastica e croce celtica. Un pratese di 29 anni, tossicodipendente e con numerosi precedenti di polizia, è stato controllato in via Marie Curie da una pattuglia delle volanti la notte tra sabato e domenica. Il giovane è stato trovato con un po' di marijuana e soprattutto con il machete. Per questo i poliziotti hanno deciso di estendere la perquisizione in casa. Qui, come detto, è stata trovata sostanza stupefacente, un etto di marijuana e poco più di un grammo di cocaina, coltelli, una mazza ferrata e munizioni varie. Sequestrata anche una radio sintonizzata sulle frequenze dei carabinieri. Il 29enne è stato quindi denunciato per una lunga serie di reati. Sono pronti i soldi dal governo, può partire la sperimentazione 5G. Gonnelli. Un progetto per la creazione di un centro di competenze impresa 5G in grado di mettere a disposizione delle piccole e medie industrie del settore manifatturiero competenze, soluzioni e servizi con la nuova, la quinta appunto, generazione della tecnologia per le telecomunicazioni. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa che Regione Toscana, Comune di Prato e Fondazione Ugo Bordoni hanno presentato oggi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Il ruolo che la Regione Toscana è chiamata a coprire come protagonista nella fase sperimentale dell'esperienza del 5G, della connessione di reti iperveloci di una dimensione fuori scala rispetto a quelle con le quali siamo abituati ad operare. Prato è una delle cinque città nelle quali il Ministero ha scelto di anticipare la sperimentazione. Mette a disposizione 60 milioni di euro per questa fase di sperimentazione, lo fa sulla base di progettualità che le regioni vorranno proporre in accordo con il Comune. Può significare essere i primi a sperimentare le potenzialità di una tecnologia nuova, in grado potenzialmente di ribaltare le nostre abitudini e le nostre attività quotidiane in un mondo che è quello della Toscana e dell'Italia, cioè la manifattura in piccole industrie. Tutto è che per il vantaggio competitivo questo è un grandissimo passaggio perché noi partiamo per primi. Nel progetto c'è anche una forte componente legata
al tema della cultura. Noi abbiamo realizzato a Prato questa bellissima manifattura digitale, appunto, che recupera antichi mestieri pratesi legati quindi in particolare al tessile e le reinterpreta in chiave innovativa, in chiave contemporanea, in chiave tecnologica per appunto l'audiovisivo. L'attività di prelievo di sangue e di consegna di campioni biologici verrà sospesa nella giornata di mercoledì nei presidi territoriali pratesi della ASL. L'attività analitica sarà comunque garantita in tutte le sedi dei laboratori ospedalieri aziendali per l'attività interna in urgenza e quella per i ricoveri. I prelievi del sangue nei presidi territoriali aziendali potranno essere effettuati solo in caso di effettive urgenze non differibili stabiliti dal medico e solo per alcuni esami. Non saranno effettuati i prelievi programmati. La sospensione dell'attività, spiega l'ASL, si è resa necessaria a causa dell'impegno di 60 tecnici di laboratorio nello svolgimento del concorso pubblico regionale ESSER previsto proprio per mercoledì 18 luglio. Era questa la nostra ultima notizia, non ce ne sono altre, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.